caldaie e auto, parte del piano antismog della regione. Entro un anno conta calore obbligatorio in tutte le case. Sabato e domenica quinta edizione del trofeo Città di Serena, in programma basket, nuoto, tennis tavolo e pallavolo. Cantieri per 21 milioni di euro in 3 anni, dal 2011 al 2013. Mercoledì scorso a Seregno la terza edizione di Brianza Economica, premiati 43 dipendenti e 66 imprese. Bentrovati a questa edizione del TG Web. Come avete sentito dai titoli, scatta oggi in Lombardia il blocco dei veicoli inquinanti. Stop alla circolazione quindi dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 alle auto a benzina diesel Euro 0 e diesel Euro 1 e 2. Il blocco si concluderà il prossimo 15 aprile. Fermi anche i vecchi motorini, quelli Euro 0 a due tempi non potranno circolare per tutta la giornata. Motore spento infine per i furgoni durante le operazioni di carico e scarico delle merci. Il piano antismog della regione quest'anno prevede meno ecoincentivi, 22 milioni di euro contro i 60 dello scorso anno, e più attenzione al risparmio energetico e a un riscaldamento delle abitazioni più efficiente. Spazio quindi a investimenti sul teleriscaldamento e al contacalore, un apparecchio che serve a regolare il consumo energetico stanza per stanza, a ridurre la dispersione di calore e di conseguenza il peso della bolletta. Da gennaio il contacalore sarà obbligatorio per tutti i lombardi. Parliamo ora di sport. Sono oltre 500 le società attive in Italia e circa 15.000 gli atleti tesserati. Questi i numeri del mondo dello sport disabili. E per sostenere questa realtà in continua crescita, Seregno diventa per 2 giorni capitale dello sport degli disabili in Lombardia. Appuntamento sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 9 alle 18 al Palaporada per la quinta edizione del trofeo disabili Città di Seregno in collaborazione col Comitato Italiano Paralimpico. Sabato doppio appuntamento, torneo di pallavolo con 4 squadre della Federazione Sport Sordi Italia e, novità di quest'anno, di tennis tavolo per non vedenti con atleti dell'associazione ASD Non Vedenti Milano Onlus. Domenica invece in programma il campionato interregionale di basket con la squadra di casa, il Gelsia Basket Seregno, e altre 3 formazioni che disputano il campionato nazionale di Serie B, la finale alle 16, e il campionato provinciale Open di nuoto, con oltre 120 atleti con disabilità mentale appartenenti a una 20ina di associazioni della provincia di Monza e Brianza e di Milano. La chiusura dei giochi è prevista per le ore 18 con le premiazioni. 12 interventi nel 2011 per un investimento di oltre 6 milioni di euro, con poco più di 21 milioni di euro in 3 anni, dal 2011 al 2013, la Giunta nella seduta di martedì scorso ha finanziato il piano delle opere pubbliche. Ne abbiamo parlato con l'assessore ai lavori pubblici Gianfranco Ciafrone. Nel piano avete individuato 3 aree di intervento, le opere pubbliche, le scuole e soprattutto le strade, per le quali avete previsto un investimento di 1 milione di euro l'anno prossimo. Perché questa scelta? Guardi, perché praticamente per quanto riguarda le strade e marciapiedi avevamo veramente bisogno di una ristrutturazione, veramente bisogno di un rifacimento soprattutto dei manti stradali. Per quanto riguarda le opere pubbliche abbiamo individuato la riqualificazione del quartiere Lazzaretto e la riqualificazione della piazza stazione. Soprattutto per questo io vorrei aggiungere che il progetto della stazione è stato individuato dalla provincia Monza e Brianza come progetto pilota per altri comuni, perché noi abbiamo individuato una velostazione, ovvero un parcheggio per 360 biciclette, a cui siamo contenti e è piaciuto in provincia e ci hanno individuato come progetto pilota. Apriamo ora la pagina dell'economia. Quest'anno in Brianza sono nate 3.500 nuove imprese, il 4,% in più rispetto allo stesso periodo del 2009. In pratica 15 nuove imprese al giorno. La Brianza mantiene quindi, nonostante la crisi, una certa solidità. Sono 63.500 le imprese attive, quasi l'8% di quelle lombarde, che in un anno sono cresciute dello 0,4%, meglio della media regionale che è stata dello 0,2%. Nel secondo trimestre dell'anno la produzione industriale ha registrato un più 5% rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. Positivi anche i dati sul fatturato, più 6%, e segnali incoraggianti dagli ordini. Sia quelli interni che quelli esteri crescono del 7,5%. Il lavoro resta la questione più critica.
la differenza tra assunzioni e licenziamenti, si attesta a un più 0,5%, dato che mette in evidenza un mercato del lavoro con forti segnali di incertezza. I numeri sulla situazione economica in Brianza sono stati presentati dalla Camera di Commercio in occasione del premio Brianza Economica, che si è svolto mercoledì al Teatro San Rocco. 43 i dipendenti premiati con almeno 25 anni di lavoro e 66 le imprese con almeno 25 anni di attività. Inoltre 4 riconoscimenti speciali, tra questi quello per il settore commercio è andato a un negozio di Seregno Monti, aperto nel 1923 da Costantino Monti e giunto alla terza generazione di imprenditori. Tra le altre imprese serenisi premiate, la Marta Fernando, ditta di autotrasporti fondata nel 1958, e lo studio Applicazioni Prodotti Plastici, nato nel 1964. Passiamo ai bandi. Si apre giovedì 21 ottobre il bando per l'assegnazione di 10 alloggi a canone sociale e uno a canone moderato. Per presentare la domanda occorre essere residenti in Lombardia da 5 anni consecutivi e avere un reddito ISEE-ERP non superiore ai 17.000 euro per gli alloggi a canone sociale o 40.000 per quelli a canone moderato. Il bando scade il 21 dicembre. Chiudiamo con le previsioni del tempo per il weekend. Durante questo fine settimana la nostra regione subirà il primo affondo da parte dell'autunno. Dopo la discreta giornata di oggi, da sabato assisteremo a un aumento graduale della nuvolosità con possibili deboli precipitazioni a partire dalla serata. Domenica il cielo sarà molto nuvoloso con possibilità di piogge. Le temperature saranno in deciso calo e la prossima settimana inizierà con valori che si attesteranno al di sotto della media stagionale. Con questo abbiamo concluso, grazie e arrivederci settimana prossima.